Passando di qui. Hai ancora la fascia della milizia? Perfetto. Bene. Non mi resta che tornare a riscuotere la taglia. Era con il capitano Curi, fallo passare. Caporal, sei nuovo? Piacere, Rumi Ikeda. Deacon St. John, sei il responsabile delle taglie, giusto? Sì. Caporale, buona fortuna. Capitano, ho trovato il tuo uomo, Anderson. Avevi ragione, indossava ancora le insegne della milizia. È morto? Diciamo che un branco di lupi si era già occupato di lui molto prima del mio arrivo. La fine che merita un assassino e un ladro. Sì, signore. Grazie, caporale. Puoi andare. Senti meglio? Caporale, come posso aiutarti? Sergente. Ok, e benzina sia. Ah, certo, ci penso io. Va bene.
presto, caporale. Come va, caporale? E non perdere allora, di vista la moto. Allora, quanto hai servito? Intendo nell'esercito. Mi sono persa il giuramento, ma riconosco sempre i militari. Magari capita anche a te, non è vero? 4 anni nella 10ª armata in Afghanistan. E come ha detto il colonnello, è stata una tortura. Tu invece? Beh, allora ci intendiamo, non credi? Ma io? No, io non ho fatto nulla del genere. Sono stata 8 anni nella Guardia Nazionale. E in realtà non mi è dispiaciuto. Skartoff, ci vediamo, caporale. E tieni strette le armi. Ah, caporale St. John. Sergente. Caporale, come te la passi? Aspetta, apro il cancello. Caporale St. John, Wade Taylor chiama Deacon St. John. Taylor, è una moto quella. Ti sei spinto nell'incubo per seguire quello spacciatore. Ok, non te lo dirò, ma è così. Ma cazzo, Taylor, finirei per farti ammazzare. No, amico, no, li ho seguiti lungo la superstrada. Superstrada 97? Sì, ma vedi, era giorno, il cielo era limpido, non ho visto nemmeno un furioso. C'era questo gruppo di persone, così sono finito al rifugio sciistico. Chi se lo immaginava di trovarne uno da queste parti? Non lo sapevo. Taylor. È un posto niente male, tra l'altro. Se decidessi di svignarmela, ci farei un pensiero. Oh, merda, devo andare. Si stanno fermando a un altro campo. Taylor, mi chiudo. Taylor, eri a quello stupido sacerdozio. Tenente Weaver, mi ricevi? Sono alla miniera. Ok, perfetto. Dai un'occhiata in giro. Il rapporto parlava di kit per l'analisi dei minerali. Te ne serve uno. Kit di analisi. Ricevuto? Il cinabro è rossastro e opaco. Non brilla, ma si riconosce a prima vista. Esamina il minerale. Deve essere puro almeno al 60%, o non posso usarlo. Ok, capito. Un kit di analisi. Dove lo trovo un kit per analizzare i minerali? Forse in una di queste baracche? Ah, qui non c'è niente. Trovato un kit di analisi. Bene. Si finisce mai di imparare. Ah.
cosa aveva detto? Un minerale rosso e opaco. Cinabro, bene. Ok, devo analizzarlo ora. Se la purezza è giusta. Altro cinabro. Sì, perfetto. Ecco. Era l'ultimo. Vediamo se questa pompa funziona. Serviva proprio. Così dovrebbe andare. Ah, merda. Ok, però così. Ci respirano bene, ma non sempre bene. Eccolo qui, cinabro. Dai, benissimo, ci siamo. Ah, ci siamo quasi.
cinepro? Sì. Ok, devo analizzarlo ora. Ok, questo è buono. Solo un paio di campioni e ho finito. Eccone altro. Ok, vediamo il grado di purezza. Sì, perfetto. Ancora uno solo. Molto bene. Vediamo. La tromba di un ascensore, Gesù, chissà dove porta. Vediamo di scoprirlo. Ah, che c'è qui? Un altro tunnel. Questo sembra abbandonato da molto tempo. Ah, non sono ancora passato di qui.
Niente Weaver, sono St. John. Ho il cinabro che mi ha chiesto. St. John, bene, anch'io sono quasi pronto. Aspetta un attimo. Serve aiuto? Weaver, ho finito l'alcol isopropilico, ne hai? Sì, ho una bottiglia di vodka nella mia tenda. Passa più tardi. Cazzo, ma non ti arrendi mai? Dovremmo vederci più spesso. Fanculo! St. John, scusa per l'interruzione. Comunque sì, passa a consegnare i minerali appena possibile. Ho altre richieste per te. Chiudo. Ehi, gente, aprite questo cancello. Dico St. John al capitano Curi. St. John a Curi, rispondi. St. John, ho parlato con il colonnello. Ti ha assegnato alla divisione di ricerca. Capitano, divisione di ricerca. Sì, chiamiamola così. Sto aiutando il tenente Weaver e il tenente Whittaker. Bene, hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Non mi sembra un gran contributo, a dirla tutta. Sono una specie di fattorino e in effetti ti chiamo proprio per questo. Su un modulo del tenente Whittaker vedo scritto lievito. Lievito? Aspetta, inviamo pattuglie a caccia di provviste in tutta la regione e quando trovano qualcosa di potenziale valore lo annotano sempre. Sì, ecco. Tenente. Ti prego, smettila con le stronzate. No, intendo le stronzate militari. Credo di avere quello che cerchi. Bene, sì. Sì, perfetto. Ehi, aspetta un secondo. Tieni. Polistirene. Sì, sai, tipo il polistirolo bianco, gli imballaggi, roba così. Sì, ho capito. Comunque, dimmi. Com'è andata? Con la strega di Weaver Island? Puoi dire il tenente Whittaker? Non avevamo detto di smetterla con le stronzate. Vai, caporale. È tutto. Dico St. John al capitano Curi. St. John a Curi, rispondi. St. John, ho parlato con il colonnello. Ti ha assegnato alla divisione di ricerca. Capitano, divisione di ricerca. Vabbè, sì. Chiamiamola così. Sto aiutando il tenente Weaver e il tenente Whittaker. Bene, hanno bisogno di tutto il sostegno possibile. Non mi sembra un gran contributo, a dirla tutta. Sono una specie di fattorino e in effetti ti chiamo proprio per questo. Su un modulo del tenente Whittaker vedo scritto lievito. Lievito? Aspetta, inviamo pattuglie a caccia di provviste in tutta la regione e quando trovano qualcosa di potenziale valore lo annotano sempre. Sì, ecco. Lievito e ingredienti da forno sono nelle cucine del centro visitatori a Crater Lake. Ci sai arrivare? Sì, nessun problema. Buona fortuna, caporale. Chiudo.
Caporale, cosa ti... Ehi, Dee, avrei una domanda per te. Cosa ci fa un damerino della costa est in questo posto? Indovinato. Gira voce che vieni da lì. Conoscevo uno di Long Island, nell'esercito. Lunga storia, sai. Per farla breve, prima di questo schifo, gestivo un sito. Ilparadisodellearmi.com. Oh, cazzo, sì, ma... Porca... Ecco dove ti avevo visto. Presentavi anche un programma in TV, vero? Mio padre lo guardava sempre. Il tuo vecchio ne capiva. È vero, giravo il paese e bazzicavo mercati, fiere delle armi e stronzate varie in posti improbabili. In effetti fa strano trovarti qui, in mezzo al nulla. Già, in mezzo al nulla. Costa meno che comprarlo nuovo, giusto? Ho ragione? Sì, ok. Caporale. Ehi, tu non dovresti essere qui. Caporale, ehi, senti, avrei una cosa da dirti. Spara. Io ti conoscevo anche prima, cioè, non personalmente, ma sono di Farewell, come te. Quando uscivo con i miei amici, vedevo sempre passare la tua banda. I mongrel, intendo. Con le vostre Harley e le giacche di pelle. Accidenti, eravate troppo forti. Ah sì, veramente. Sì, certo. Avevo parecchio tempo libero perché, beh, avevo mollato il liceo e poi mi ero lasciato con la mia ragazza. Stavo cercando un lavoro. Caporale, ci vediamo. Beh, ti sbagli. Forza, devi impegnarti di più. Signor, sì. Subito, signore. Thank you.
Niente va sprecato. Posso aggiustarla? Fatto. Vediamo. Centro visitatori, immagino sia questo. Ora devo solo trovare il lievito. Le cucine, sì, devo essere nelle cucine. Oh merda, colossi. La mia solita fortuna. Ma una volta che vada tutto liscio. Sia sufficiente.
Deacon, caporale St. John, sì. Beh, sono sicura che sarà sufficiente. Ascolta, per curiosità, perché ti serve? Scusa, ma sono impegnata, ne parliamo quando passi per la consegna, chiudo. Ok. Anche un grazie. Al diavolo. Signora? Senti, puoi smetterla, per favore? Scusa? So che la situazione è strana, ma non posso farci niente al momento. Beh, io dormo in una caserma con un branco di soldati del cazzo, mentre mia moglie vive in una tenda privata nell'area ufficiali. Niente di strano. Dico. E la vedo solo quando consegno le scorte elencate su un modulo. Anche questo è tutto normale, signora. Il lievito, grazie. Prepari un dolce? Se ti serve un forno, so dove trovarlo. No, mi serve per creare proteine virali che a loro volta attivano anticorpi. Ma naturalmente eri sarcastico. Dolci, proteine virali, non cambia molto. Aspetta un attimo. Tieni. E grazie. L'hai già detto. Per essere rimasto. Sì, signora.